Mimir è una divinità della mitologia norrena associata agli dei Æsir, ma sarebbe diventato famoso in tutto il mondo per la sua partecipazione al gioco God of War, dove la testa di questo dio scortava Kratos in gran parte della sua avventura. Mimir è una divinità legata alla saggezza. Abitava un pozzo nelle profondità delle radici dell'albero Yggdrasil. L'acqua di questo pozzo concedeva saggezza a chi la beveva. Come sovrano dell'universo, Odino desiderava regnare con saggezza. Per acquisire ancora più saggezza, si recò al pozzo di Mimir. Ma la divinità del pozzo non avrebbe permesso a Odino di bere da esso senza pagare il prezzo richiesto per questa vasta saggezza. Odino avrebbe dovuto sacrificare uno dei suoi occhi per ottenere l'intelligenza che desiderava. Il padre di tutti non si tirò indietro e si strappò l'occhio, gettandolo nelle acque del pozzo. Dopo aver bevuto l'acqua del pozzo di Mimir, Odino divenne un dio ancora più saggio e giusto. Mimir fu coinvolta in un altro importante mito. Ci fu una grande battaglia in cui gli dei di Asgard combatterono contro gli dei Vanir. Questa grande guerra si concluse con uno stallo. Per suggellare la pace tra i due popoli, si tenne uno scambio di ostaggi. Gli dei Vanir, Frey, Freya e Njord andarono a vivere ad Asgard. Mimir e Oenir, invece, furono consegnati agli dei Vanir per essere due grandi saggi. Ma solo Mimir lo era. Oenir si limitava a ripetere ciò che Mimir gli sussurrava all'orecchio. I Vanir si accorsero che, quando non c'era Mimir, Oenir evitava sempre le risposte dirette. Furiosi per essere stati ingannati, gli dei Vanir tagliarono le teste di Oenir e Mimir, quest'ultima per essere stata complice dell'inganno. Le teste dei due furono presentate a Odino, che ne fu inorridito, temendo che tutta la saggezza di Mimir andasse perduta. Eseguendo un rituale magico, Odino resuscitò la testa di Mimir e poté godere dei saggi consigli dell'intelligente Mimir quando c'erano questioni complicate da risolvere.